Sono tanti i cantieri costruttori di barche a vela che hanno partecipato al Salone di Genova. Rispetto per la città, rispetto per la manifestazione, ma anche tanta voglia di mostrare le loro barche, le loro novità. Gli armatori hanno riscoperto la barca a vela come luogo intimo, privato, dove stare con la famiglia e gli amici. In tanti hanno confermato i loro acquisti, molti hanno ristrutturato la loro barca che magari era un po' dimenticata. Le novità ci sono, di alcune siamo saliti a bordo. Oceanis Yacht 54 è la novità del gruppo Beneteau per il Salone di Genova. Una bella barca, un'ammiraglia potremmo dire del settore delle medie da crociera. Disegnata dalla coppia italiana Roberto Biscontini per la Carena, Lorenzo Argento, styling e interni. Condivide alcuni elementi con il fratello, possiamo davvero dirlo, First 53. Ma è realizzata per essere più confortevole e per essere una barca più adatta alla crociera. Diverse le disposizioni degli interni, comunque conserva le ottime caratteristiche veliche che abbiamo già apprezzato. All'interno la scelta è quella di non affollare la barca. Sono due le versioni disponibili, 3 cabine e 3 bagni, 3 cabine e 2 bagni. Una grandissima armatoriale a prua. Per quanto riguarda l'immersione, 2 le scelte a disposizione, 2,50 m, che ovviamente consentono migliori prestazioni veliche, o 1,95 m. La differenza rispetto al First 53 sta nella posizione della dinette, che è più tradizionale e un pochino più ampia. Ricordate, nel 53 era da questa parte con un tavolo apribile. La novità dei cantieri del Pardo è il Gran Soleil 44 Race, una reginetta del Salone di Genova. Il cantiere di Forlì torna alle regate di alto livello con un progetto di Matteo Polli. Una tradizione antica per i cantieri del Pardo, iniziata con il Gran Soleil 39 che ai tempi dello IOR vinceva su tutti i campi di regata. Gran Soleil 44 sarà offerto in 2 versioni, la Race con un piano di coperta complesso adatto alle regate e la Performance Cruiser un po' più semplice da condurre ma più attrezzata per la crociera. Nonostante tutte le incertezze di questa pandemia, devo dire che il Salone è partito con dei risultati eccezionali. Le persone hanno voglia di continuare a vivere, di andare avanti e di godersi anche la vita. Il settore vela ha risposto come sempre con grande entusiasmo. La clientela è arrivata sin dai primi giorni, nonostante il meteo non fosse proprio dei migliori. E in questi primi 4 giorni devo dire che si sono viste persone veramente intenzionate, si sono chiusi dei contratti, quindi quasi come una normale attività degli anni precedenti. La voglia di ripartire ha spinto tutti quanti i cantieri a investire e a fare degli sforzi per essere presente qui a Genova con delle anteprime mondiali. Erano anni effettivamente che non si vedevano un gran numero di barche in anteprima e devo dire che questo ha suscitato grandissimo interesse e aspettativa da parte di tutta la clientela. Le 2 versioni condividono il layout, 3 cabine, 2 bagni. I bagni sono molto spaziosi, molto grandi, differenti le soluzioni in dinette. Nella Race mancano i pensili e i materiali, in questa versione Race, sono alleggeriti per guadagnare un po' di momento raddrizzante e velocità. Milius 80 è l'ammiraglia a vela del Salone di Genova. Questa si chiama Prima Donna, è di un armatore americano, è il terzo 80 piedi varato dal cantiere italiano. Progettata da Alberto Simeone, è una barca veloce costruita con grande qualità.
A Milius piace che le sue barche siano veloci. Per farlo, lo sappiamo, bisogna alleggerire al massimo gli interni, dedicare attenzione al rigging e alle strutture. Per esempio qui si vede l'albero passante di questo grande 80 piedi. Ci sono tanti elementi di carbonio anche all'interno che servono, oltre che a regalare un'estetica aggressiva, a fare tutto più leggero. Il layout di questo 80 piedi ha una grande cabina armatoriale a prua, molto spaziosa, due cabine doppie a centrobarca, a poppa la cucina e i locali dell'equipaggio. Si chiama Y7 questa ammiraglia, 70 piedi, 21 metri, carena disegnata dall'americano Bill Tripp. La costruzione del cantiere di Michael Schmidt, un personaggio storico nell'ambito delle costruzioni. Pensate, è stato uno dei primi a realizzare prototipi in carbonio, lo faceva per la squadra tedesca che partecipava all'Admirals Cup. Una barca di qualità, 6 esemplari costruiti, interni ovviamente disponibili a scelta dell'armatore, con un layout di base standard molto interessante. Il cantiere propone 5 versioni degli interni che sono disegnati da MSY. In questo caso 3 cabine doppie, 3 bagni, una cabina dell'equipaggio. Molto interessante questa finestratura completa con visione anche verso prua. Nautors Swan è presente a Genova con 2 barche, il 48 e il 65. Due progetti del grandissimo German Frers. Il 48 per il cantiere finlandese è una entry level, una barca importante che si inserisce in un mercato affollatissimo di proposte che giustifica il suo prezzo superiore con una qualità e un marchio inconfondibili. Il 65 è una barca su cui salire a bordo e guardare l'orizzonte e dire: non ho limiti davanti a me, posso navigare attorno al mondo. Interni ovviamente in diverse versioni che possono essere discussi con l'armatore e ancora una volta qualità assoluta. Nautor ha fatto di più al Salone di Genova. Il presidente del gruppo, Leonardo Ferragamo, è stato protagonista di una bella serata all'Acquario di Genova in cui ha parlato della sua esperienza nella nautica ma anche dei suoi ricordi del padre come imprenditore paladino del Made in Italy. Per gli interni dello Swan 65 vorrei usare una parola particolare, tranquillizzante. A me piace ritrovare il decoro tipico di Nautor, ma dietro questo c'è un architetto, la genovese Misa Poggi, che ha scelto di restare nella tradizione. Molto bella questa dinette, ma l'angolo che apprezzo in modo particolare è questo tavolo che potrei dire multifunzione. Ci si può fare colazione, ma anche studiare e lavorare. Solaris 64 RS è la barca più piccola della serie semi-custom dedicata al Blue Water, costruite dal cantiere di Aquileia. Gli altri modelli sono il 68, l'80 e il 111. 111 recentemente varata a Marina di Ravenna, uno spettacolo, una grande barca, ma restiamo su questa. Disegno di Soto Acebal, lunghezza al limite dei 20 metri, una barca dotata da crociera non troppo leggera, neanche troppo pesante, insomma uno scafo con cui dedicarsi a programmi di navigazione impegnativi. Per una volta non vi mostro uno dei locali principe della barca, ma una delle cabine degli ospiti. Perché lo faccio? Perché di solito sono i luoghi dove si dedica meno attenzione nel progetto, sacrificando sempre qualcosa. In realtà gli ospiti devono stare comodi. Questa è una cabina a tutta altezza che su un 64 piedi non sempre si vede, ben arieggiata con un passauomo e un unoblò e naturalmente con il suo bagno.
Non ci sono solo grandi barche, questo è Elan E3, 9,25 m, larghezza 3,20 m, disegnato dall'inglese Rob Humphrey, un veterano dei giri del mondo a vela, un progettista che sa cosa vuol dire maneggiare la velocità, e l'ispirazione di queste carene è proprio quella delle barche dedicate al giro del mondo. Spigolo sulla carena, due pale del timone, due ruote. Il timoniere può divertirsi, soprattutto in quelle condizioni gennacher e vento teso, al gran lasco a planare. Questo super natante è classificato A, vuol dire che può navigare senza limiti di condizioni meteo marine. 6 persone, la sua capienza, 2 cabine matrimoniali, 2 cuccette in dinette. L'attenzione alla robustezza complessiva e ai particolari che la rendono sicura in navigazione. Ve ne racconto una, è questa chiusura per il pozzetto con la sua guarnizione, che serve ovviamente a limitare l'ingresso di acqua se le onde forti frangono all'interno del pozzetto.